Per le istituzioni repubblicane del nostro Comandante, lei quest'oggi ha illustrato un bilancio, sono emersi dei dati importanti. Quante persone completamente sconosciute al fisco avete rilevato? Beh, al momento, come ho avuto modo di dire nel corso del mio intervento, abbiamo rilevato 55 soggetti completamente sconosciuti al fisco. È un fenomeno non nuovo per la Guardia di Finanza, poiché nonostante una campagna molto intensa diretta a scovare questi soggetti, puntualmente ne troviamo sempre di nuovi. Quali sono invece le attività che avete effettuato contro le frodi fiscali? Beh, iniziamo sempre con un'attività ispettiva di natura amministrativa. Il problema è che in talune circostanze ci troviamo di fronte a dei veri e propri reati tributari. Da qui la necessità di interessare l'autorità giudiziaria ne nasce l'avvio di un'attività investigativa molto più articolata e complessa che porta a segnalare per specifici reati tributari questi soggetti. Talvolta queste frodi sono però particolarmente strutturate, addirittura vi sono fenomeni di organizzazioni vere e proprie che hanno le loro basi all'estero, in paesi dell'est o piuttosto in paesi limitrofi come ad esempio San Marino. Per quanto riguarda invece la tutela del Made in Italy, quindi i prodotti contraffatti, anche nel nostro territorio ne avete trovati? Beh, questo è un tema di particolare attualità. E posso dire che allo Stato ne abbiamo trovate oltre 12.000. Ovviamente per prodotti contraffatti si intendono anche quelli che recano indicazioni fallaci o che possono essere pericolosi per la salute dei consumatori e dei cittadini in generale. Ora è possibile che ci possa essere un'intensificazione anche in relazione agli indirizzi governativi che potremmo ricevere a breve, stando a quello che si può leggere sugli organi di informazione nazionale. Ultima domanda sui reati fallimentari. Questo è un tema particolarmente delicato sul quale stiamo facendo degli approfondimenti, in quanto i fallimenti purtroppo in questo territorio non accennano a diminuire. Al fallimento molte volte segue una vera e propria delega conferita dalle procure della Repubblica che impegnano molto tutti i finanzieri della provincia. Questo fa sì che ci sia un tempo eccessivo dedicato a fenomeni che potrebbero essere chiariti a fronte di curatele svolte con un'attenzione rivolta proprio a evidenziare i cosiddetti reati fallimentari. In tal modo si libererebbero risorse da destinare alle frodi di maggiore spessore. Sono anche in diminuzione le imprese nel nostro territorio? Ma questo è un dato di cui noi non abbiamo la disponibilità immediata. Possiamo registrare un andamento dell'economia proprio a seguito di un dato riflesso, quello delle deleghe collegato ai fallimenti. È chiaro che se una curatela è svolta in maniera tale da descrivere lo stato di esecuzione di un'azienda a 360 gradi, anche il lavoro della Guardia di Finanza è di gran lunga semplificato e di riflesso anche la Procura può assumere le determinazioni del caso. Oggi ai finanzieri del comando provinciale.